Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo video test in cui riproviamo il Simto Fairy, perché adesso, avendo ricevuto molti aggiornamenti soprattutto dalla parte dell'applicazione, a livello di firmware per adesso ne ha avuto uno, come applicazione invece ne ha avuti molti, perché comunque secondo me era il suo punto d'Achille, o meglio uno dei suoi tre punti d'Achille era sicuramente l'applicazione, perché non era stabile, si sconnetteva e comunque aveva un sacco di bug. Quindi in teoria, adesso lo proveremo insieme, l'applicazione dovrebbe essere molto più stabile, aver risolto i problemi di gioventù che aveva. L'aggiornamento firmware non ho capito cosa abbia risolto, speriamo, difetti che aveva il drone. E un'altra cosa che aveva era l'instabilità in overing, e questa cosa è stata risolta anche questa con l'aggiornamento dell'applicazione, però per adesso solo sui dispositivi Android, nel senso che l'applicazione aggiornata per Android permette anche la calibrazione della bussola, e questo sembra abbia aiutato molto la stabilizzazione in overing, anche perché la stabilizzazione della bussola è una cosa molto importante per i droni, e non poterla fare era veramente una cosa, un difetto, o meglio una pecca o una mancanza che non capivo molto. Adesso si può fare, quindi anche questa cosa ha portato ad avere una stabilità maggiore in overing, almeno la prima impressione che ho avuto è stata quella, ma ripeto, per adesso l'ho provato 2 minuti a casa, questa è la prima prova veramente seria che sto per fare. E un altro difetto grosso che aveva era l'instabilità delle immagini, però anche quello era dovuto ovviamente sia alla telecamera, che non è secondo me stabilizzata benissimo, e all'overing che non c'era, quindi con un overing instabile ancora peggio era la stabilizzazione della videocamera. Quindi adesso andiamo a provare il drone con tutti questi aggiornamenti e vediamo cosa Simto è riuscito a risolvere tra i vari problemi che aveva, comunque problemi di gioventù che aveva questo piccolo drone. Quindi adesso preparo tutto e iniziamo a fare questo test delle Fairy Simto. Ok ragazzi, allora per prima cosa andiamo ad accendere il drone. L'abbiamo acceso, purtroppo ci è venuto su pure il vento, diciamo che non è il tempo giusto, o meglio non c'è il meteo ideale per fare una prova di questo tipo, soprattutto con un drone di queste piccole dimensioni quest'area sicuramente non aiuta, però fino a 5 minuti fa non c'era, adesso pure l'aria è venuta su, tutto ci rema contro, o meglio tutto rema contro a questo Fairy di casa Simto. Allora andiamo a collegare il drone. Ok, ecco che ha rilevato il drone, quindi, o meglio la connessione wifi del drone. Ok, rilevata, connesso. Quindi adesso non ci resta che andare a aprire l'applicazione, che la troviamo qua. Ok, allora vi faccio vedere quello che vi dicevo prima, la possibilità che c'è adesso di calibrare il drone. Abbiamo sia l'accelerometro che il compass. L'accelerometro c'era anche prima come funzione di calibratura, mentre la bussola è una novità, quindi andiamo a fare la calibrazione della bussola. Schiacciamo qua calibration e iniziamo a fare la calibrazione della bussola. Allora, calibrazione finita, quindi adesso la calibrazione è finita, dovrebbe essere quindi tutto a posto. Ok ragazzi, il livello di overing mi sembra migliorato tantissimo rispetto a come l'avevo provato la prima volta, probabilmente il discorso della calibrazione della bussola ha aiutato tantissimo questa cosa, in effetti non aveva senso non avere la possibilità di calibrarla, anche perché è un drone che comunque ha sia il GPS che un'ottica sotto che legge il suolo, e non stare fermo in overing veramente era una cosa che non aveva molto senso. Adesso direi che non è male, non è secondo me a livello di un tello di DJI, però calcolando che c'è un po' di vento, infatti se guardate vedete le foglie che si muovono abbastanza intensamente. Adesso proviamo a farlo volare. Ok,
Allora, diciamo che forse la fotocamera è ancora più o meno con gli stessi problemi che aveva prima, molto instabile secondo me. Da quel punto di vista secondo me non è molto migliorata, anche però ripeto, anche se adesso però c'è molto vento, la qualità secondo me non è neanche male a livello di qualità HD che ha, nel senso, o meglio di qualità full HD che ha, non è male, perché comunque stiamo parlando sempre di un drone che costa circa 100-120 euro, non è un drone di fascia molto alta a livello di costo economico. Però vedete che non è che sia molto più stabile rispetto a prima, è più stabile il drone in overing, quello sì, lo vedete, il drone secondo me sta fermo, non si comporta male adesso in overing rispetto a quando l'avevo provato la prima volta che proprio era ballerino. Adesso direi che è migliorato. La telecamera, boh, non so, non è molto migliorata forse. Adesso facciamoci un giro. Proviamo a salire un po' ancora. Siamo ad un'altezza di 10 metri e devo dire che è stabile, lo vedete? Non si comporta male, guardate come si muovono le foglie. Devo dire che è migliorato da quel punto di vista. Sì, no, è migliorato, è un po', forse anche nella stabilità dell'immagine, dopo le guarderemo meglio nelle immagini registrate magari, però anche guardando dentro nel display del telefono mi sembrano un pochino migliorate forse. Quindi ragazzi, adesso facciamo un volo di rientro. Ragazzi, sto salendo, voglio arrivare a 20 metri. Ah, più di 18,6 metri non va su, quindi questa è l'altezza massima consentita, va bene, perché comunque per un drone di queste dimensioni e peso direi che fin troppo forse. Proviamo a allontanarci a vedere se mi inquadra. Vedete che comunque in overing guardate come è migliorato tanto, cioè la stabilizzazione della fotocamera è abbastanza ancora scarsina direi, però lui perlomeno adesso è stabile, sta dove lo si lascia, non se ne va in giro. Proviamo a fare un return to home, vediamo se ritorna e vediamo dove ritorna, soprattutto dove se ne va. No, dove vai? No, no, dove va? Dove te ne stai andando? Allora, il return to home quando l'avevo fatto l'altra volta l'aveva fatto benissimo, era praticamente atterrato sul landing, mi sembra molto vicino al landing. No, questa volta lo sta sbagliando tantissimo, però forse è dovuto anche a questo vento che c'è, che comunque per questa tipologia di drone è veramente troppo forse. Aspettate che mi giro, che così mi inquadro. Tirati su, tirati su, vai, dove vai, dove vai, dove vai? Dove vai? Scendi lì, scendi lì, scendi lì! Ha tagliato l'erba! Ok, stavo ovviamente scendendo là, ho tentato di farlo atterrare sul landing spostandomi, ma quasi ci riuscivo, ma non ci sono riuscito e ho tagliato l'erba! Ragazzi, ho tagliato tutta l'erba. Allora. Ok ragazzi, adesso ho collegato il radiocomando, prima invece l'ho usato senza, poi vi spiego perché ho fatto queste due prove. Quindi adesso vediamo cosa è in grado di fare questo sim to fare con il radiocomando, che ovviamente con il radiocomando diventa molto più divertente da utilizzare, anche perché è un drone che comunque ha delle potenzialità a livello di prestazioni. Allora, se lo si usa con il display ovviamente le prestazioni... Guardate come viaggia, perché questo sim to fire lo si può usare anche senza lo smartphone, usare solo il radiocomando. Se non bisogna usare, se non abbiamo intenzione di usare la telecamera, possiamo usare tranquillamente solo il perché sta scendendo? Sta scendendo!
sta scendendo a terra da solo. Ha tagliato l'erba. Crash, disarming. È come se avesse tentato un atterraggio per le batterie scariche, ma il 21% di batteria. Quindi, perché avrà tentato l'atterraggio senza un motivo? E adesso dove cavoli è in questa erba alta? Oh, 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 dove sei, Sim2Fiery? Eccolo qua! Il Sim2Fiery l'abbiamo trovato, è bagnatissimo, ha tagliato l'erba, perché poi l'erba è pure bagnata perché ha piovuto fino a circa mezz'ora fa. Quindi guardate come è conciato, adesso devo andare a casa probabilmente a soffiarlo con il compressore, perché veramente si è conciato da sbatter via. Quindi adesso tiriamo le conclusioni su questo Sim2Fiery, che avete visto che in questa situazione ha fatto quello che ci aveva voglia, e adesso vi spiego dove è secondo me il problema di tutto questo. Quindi adesso mettiamo qua il Sim2Fiery e adesso vi spiego i problemi che ho riscontrato e che secondo me ha questo piccolo drone di casa Sim2. Ok ragazzi, questo volo test con questo Fire Sim2 è finito, o meglio lui l'ha fatto finire. Le conclusioni sono che ha tagliato tanta erba, che l'erba qua comunque è alta. E allora partiamo dal fatto che in overing è migliorato tanto, adesso con la calibrazione della bussola l'overing veramente è migliorato, non c'è niente da dire, quello sì. Sussiste il problema che l'applicazione usata solo come applicazione, o meglio usato lo smartphone e quindi usato l'applicazione per comandare il drone, ok, l'applicazione va bene, non crasha più per niente, non perde più la connessione con il drone per niente, e anche questa cosa è migliorata. Che non è migliorato un problema che c'era anche prima, nel senso che quando si usa il radiocomando non sempre l'applicazione va d'accordo con questa funzione, nel senso che alcune volte non fa il radiocomando, non dà il consenso a decollare al drone, o altre volte ok, il drone decolla però poi l'applicazione si blocca l'immagine e non ci permette più di fare niente dal punto di vista dell'applicazione, nel senso non vediamo cosa inquadriamo. È come se usiamo il radiocomando, o meglio come se usassimo il radiocomando senza lo smartphone, che è una cosa che si può fare, però se uno vuole usare sia uno che l'altro, tante volte l'applicazione si blocca, quindi l'immagine rimane fissa, non ci permette più di fare niente l'applicazione, e è come se usassimo solo il radiocomando. Un'altra cosa che avete visto è l'atterraggio qua che ha fatto da solo, nel senso stavo usando con il radiocomando l'applicazione ed erano connesse tutte e due, quindi non era successo niente di anomalo perché l'applicazione stava funzionando, il radiocomando stava funzionando, ma poi ha iniziato a scendere di quota, io gli ho dato gas per farlo alzare e tutto, ma niente, non prendeva più nessun comando, ha iniziato a scendere sempre di più fin quando l'ho potuto fare atterrare io, perché comunque lui stava scendendo dritto e l'ho fatto atterrare tentando di riportarlo qua, ovviamente non ci sono riuscito perché è sceso velocissimo, quindi atterrato nell'erba ma senza un perché, nel senso era come se tentasse un atterraggio perché le batterie erano scariche, ma in realtà non lo erano perché dava ancora il 21% mi sembra di batteria, che è un'altra cosa, un altro difetto che aveva prima e ha tuttora. La batteria ogni volta che lo si va a riaccendere da una percentuale diversa, magari lo si accende, non so, abbiamo il 70%, lo spegniamo, lo riaccendiamo, diventa 50, poi diventa 60, non è reale quello che abbiamo sul display a livello di batteria. Infatti adesso se io dovessi andare a riconnetterlo, la batteria sarebbe tipo l'1%, 2%, ed è un difetto che aveva prima e ha tuttora una percentuale di batteria riportata nel display che non è assolutamente reale, e questo non va bene perché comunque ok che lui quando va in assenza di batteria atterra, però se atterra che non è vicino a me, atterra su una pianta o atterra in un fosso, non va bene. Quindi questo difetto c'era e c'è tuttora. La fotocamera mi sembra stabilizzata ancora non bene, nel senso forse un po' migliorata, ma non tanto per la fotocamera quanto che forse il drone è un po' più stabile rispetto a prima, o forse magari anche migliorata con il firmware e la fotocamera, ma non credo. Quindi quello non tanto bene, diciamo che tuttora questo Sim2Fiery è ancora rimandato. Gli do ancora una possibilità, poi lo boccio, perché se fa ancora queste cose, nel senso aggiornamenti su aggiornamenti a livello di applicazione, firmware pochi, solo uno, e non ho ancora capito bene cosa abbia fatto. Quindi ragazzi, per adesso con questo Sim2
Quindi ragazzi, se questo video con questo piccolo tagliaerba, tagliaerba, non è un drone, è un tagliaerba, vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo ovviamente nei prossimi video. Ciao!